Grazie Presidente. Io no, respingo al mittente, insomma, il fatto che non si ascolti l'opposizione. Anzi, io prima di redigere questa mozione mi sono interfacciato con chi di dovere. Io non ho accettato gli emendamenti, quei 3 emendamenti che almeno in linea di principio mi trovano d'accordo. Non ho niente, credo che io il consigliere, insomma, siamo più o meno sulla stessa onda. Non li ho accettati perché per quanto riguarda le ambulanze e le auto della polizia, come è stato ampiamente detto, appunto possono già circolare ai sensi del codice della strada su zona pedonale, però giustamente il consigliere dice sì, ma ci sono i paletti, quindi come fanno effettivamente ad accedere alla piazza? Allora, nonostante poi questa credo che sia una criticità del tutto sicuramente da affrontare, ma credo sommaria, e mi spiego, perché comunque all'interno della piazza è presente, come detto, una chiesa e un liceo praticamente, per carità, necessitano assolutamente, però non sono prettamente, come posso dire, cioè le zone abitate sono accessibili anche senza entrare all'interno della zona pedonale, ma comunque in tema di accessibilità io vorrei che fosse sviscerato, e in questo momento, insomma, chiedo l'aiuto del Presidente Mobilità Stefano per poi inevitabilmente fare fronte anche a quella che è la cattiva abitudine dei romani, degli italiani e, insomma, alcune cattive abitudini che ci portiamo dietro, cioè la riapertura e quindi la rimozione di quei paletti potrebbe de facto poi levare la pedonalizzazione intorno alla piazza. Per carità, si può richiedere, e questa era una, no, mobili che forse costano troppo, si stava pensando invece, proprio perché mi sono confrontato precedentemente con altre realtà anche del quartiere, si può riflettere, ma io credo che il luogo idoneo per poter discutere di questo sia la Commissione Mobilità, che insomma non si tira mai indietro per discutere di queste proposte, della posizione di telecamere per vedere effettivamente chi accede e chi non accede alla piazza. Per quanto riguarda la socialità, mi trova d'accordo altresì, ma io credo che per essere veramente sociale un evento deve venire da, scusate il termine un po' grillino, dalla gente. La promozione di un luogo istituzionalmente, quindi solo di un luogo, sarebbe un po' privilegiante, vogliamo chiamarlo così, nonostante poi nessuno escluda che quel tipo di socializzazione e quel tipo di attività aiutino al quartiere, e nessuno lo esclude qui. Insomma, proprio perché io credo che questa sia semplicemente una mozione, e questo giustifica anche il carattere di urgenza che poi ci ha portato a protocollarla in modo urgente, anche se poi non si è discusso se è in modo urgente, è solo per mettere un freno a questa situazione. Non assicuro il consigliere Zannola che il discorso non è assolutamente chiuso qui, anzi bisogna, per quanto riguarda la mobilità, bisogna assolutamente intervenire, ma secondo me bisogna intervenire riflettendoci anche tramite quel dialogo tra le opposizioni e maggioranza, che è assolutamente, io reputo, costruttivo, soprattutto poi se ci sono colleghi che amano determinati luoghi tanto quanto li amiamo noi, che nelle stessi modi, e soprattutto con le stesse problematiche, cioè nel senso che anche lei, come me, trova un po' ultroneo, un po' troppo eccessivo il fatto di riaprire il traffico veicolare semplicemente per riportare legalità e sicurezza, che è un po' una cosa un po' così, però. Per carità. Comunque, questo non per le cose, però insomma, ecco, questo è il motivo. Un ultimo appunto e poi lascio la parola. Ci si chiede appunto se realmente poi, quello che è poi una domanda retorica, se poi veramente la riapertura del traffico veicolare comporti poi sicurezza, comporti poi un guadagno in termini di pubblica sicurezza, anche perché poi, vedendo alcune realtà di San Lorenzo, anche limitrofe alla piazza, anzi questo binomio, questa proporzione è smentita categoricamente. Io non so se c'è qualcuno che conosce via San Lorenzo, ma in fondo alla piazzetta, a quella che vede Marzi, dove girano le macchine, insomma, ecco, il traffico veicolare non ha assolutamente frenato questo brutto costume, questo brutto fenomeno che affligge il quartiere San Lorenzo, che Concluda, invece è pieno di consigliere. vitalità, sia dal punto di vista culturale che umano. Grazie, Presidente.